know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So Dr. Zoidberg, live on Dr. Zoidberg. ¿Somos responsables de nosotros mismos? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Hay una frase en un magnífico libro de Antoine de Saint-Exupéry, titulado El Principito, que puede ayudarnos a responder estas preguntas. La frase dice, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. El verbo domesticar, en el contexto del libro, hace referencia al hecho de crear vínculos, lazos afectivos. Ciertamente, tenemos responsabilidades hacia todos aquellos y hacia todo aquello que amamos, y son responsabilidades que no nacen de la obligación, sino que son naturales, espontáneas, nos salen de dentro. Debiéramos suponer que a quien amamos más es a nosotros mismos, que los vínculos más importantes los mantenemos con nosotros, y el hecho de mantener buenas relaciones con nosotros mismos nos permite hacer lo propio con los demás. Somos, por tanto, responsables de nosotros mismos. Niente 500 lire per la scuola. Dirai alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito? Ma io avevo già detto di sì. E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Ma era per i poveri. Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso? I soldi al posto della lana li trova. Qualche volta poi succede che gli rosicchiano i topi e allora resta soltanto un bel mucchietto di segatura. Sai, con quei dentini i topini fanno... Tu li hai lavati i dentini? Fai vedere? L'accetto, eh? Sciacquati. Buona? Sì. Basta così? Ne vuoi un'altra, eh? No. Due cappuccini e due paste. Due cappuccini e due paste. 200. 200. Ma papà... Arrivederci, bellezza. Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6. E cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2, no? Bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi, chiaro? Sì. Oh, andiamo. Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo. Birichino. Vedi, Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa. Il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo, capito? Hai capito bene? Ricordalo. Aspetta che passo io. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione vietata? C'è la guardia, no? E allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna, fagli le corna a quel disgraziato. Ah, ecco, questa è la pizzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo sporchi, eh? E non darne ai compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente i compagni. Oh, non farmi arrabbiare la maestra, eh? A proposito, mica male la maestrina, eh? Dì la verità, preferisci la maestra o Fabio Lore? E dai, cosa fai? Diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. E su, Allegro, dai. Bacino. Ciao. Ciao. Ah, se per questo mio figlio sta diventando un vero mascalzone. L'altro giorno c'era Luisa, un'amica di mia moglie. L'acqua a me? Mica male, eh? Stava seduta in poltrona. Beh, lo sai che cosa ha fatto. Senti, scusate. Hai capito che roba? 7 anni e mezzo. Beh, meglio così che tonto, no? Ah, sì. E il tuo? E il tuo come va? Beh, abbastanza mascalzone anche il mio. Oddio, forse un po' timido, deve aver preso dalla madre. Oh, ma io lo sto tirando super benino, eh. Si sta facendo, sì. Giuliano, ti ha dato un pugno in un occhio? Sì. E tu dovevi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia 2 volte. Poi nella vita c'è sempre da rimetterci a buscarle. A te piace di buscarle? No. E allora picchia, no? Picchia, picchia sodo. Ricordi il proverbio? Sì, il mondo è tondo. No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale. E adesso mangia la pera che arriva la mangia. Non ho più fame. Dai, mangia la pera, su. Non c'ho fame. Chi se ne frega, lo mangiare. Senti, vuoi provare questo caffè? È una nuova miscela che ho preso al supermarket. Proviamolo. Vuoi un po' di caffè? No. Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita, Sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Porca schifa, guarda che fila che sei. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina papà adesso, eh? Attenzione, eh? Maestra? Che fai? Stai zitto, vieni con me. Vieni con me. Scusate, sono un mutilato di guerra. Passo avanti perché ho la gamba... Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché è sotto il mezzo. Quelli come lei non dovrebbero pagare. Il proverbio? Il mondo è tondo e chi non sta a galla va a fondo. Bravo, bravo bambino, entra che ti facciamo divertire. Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito? E quelli che vincono le elezioni, come si chiamano? Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama. Tu ridi, eh? C'è mica tanto da ridere, sai? Sarebbe da piangere. Altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici pensano invece agli interessi propri. Perché purtroppo c'è questa tendenza alla disonestà, questa tendenza alla malafede. Perciò se vuoi andare bene nella vita non bisogna mai fidarsi di nessuno. Mai. Mai fidarsi di nessuno, capito?
E anche di tuo padre. Oh, scherzavo. E di papà sì, da un bacetto, va. Ma cos'è? Questi perché non vanno avanti? Muoversi, muoversi! Tartarughe, dai, muoversi! Muoversi! Senti, glielo facciamo lo scherzo del fazzoletto, eh? Su, fai finta di essere svenuto, su, appoggia la testolina così. Oh, per finta, mica per vero. Anzi, datti una grattatina così per scaramanzia. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe. Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz mi suerte yo. Y yo te seguiré. Soy el eco que hoy te envuelve. Tu recuerdo el día en que todo cambió y que ya jamás se pierde. Suenan mis latidos en tu corazón. Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Buenas tardes, me llamo Russell y soy un explorador intrépido de la tribu 54, tienda 12. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, le ayudo a cruzar la calle. No. Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín. No. Si quiere, le ayudo a cruzar el porche. No. Bueno, algo querrá usted cruzar, ¿verdad? No, me apaño bien. Buenas tardes, me Oye, llamo Russell y soy escucha, un explorador mira, intrépido hijo, de la tribu no, niño, 54. Mira, quiero que... Tienda 12. Niño. ¿Precisa usted gracias, alguna... no necesita a nadie. Au. Continúa. Buenas tardes. Pero ve ya al final. Eche una ojeada. Son mis insignias de explorador intrépido. Me falta una, si se fija bien. Es la insignia de ayuda a los mayores. Cuando la consiga, seré un explorador intrépido senior, nada menos. ¡Hay que explorar lo inexplorado! ¡Cro, cro! Cuando soy amable. Esta es la historia de Zopo. Cuando Zopo es amable, es cariñoso y agradable con todo el mundo. Y cuando es amable, le gusta ayudar a otras personas. Por ejemplo, limpia los cristales de la señora Fifla. Pss, pss, pss. Y saca a pasear a su perro, este de aquí. Vamos, 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 venga, 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 vamos a dar una vuelta. Cuando Zopo es amable, le gusta consolar a otras personas. Ayer, por ejemplo, estaba Zopo jugando en el parque con otros niños, cuando su amigo Marlo fue a dar al balón y ¡pum! ¡Ay! Se equivocó y pegó la patada al árbol. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dijo Marlo. ¡Mi pie, mi pie, mi pie! Y se le hinchó el dedo gordo del pie, así, como si fuera una salchicha. Y Zopo se acercó. Ay, no te preocupes, yo te ayudaré a ir hasta tu casa para que te curen el pie. Cuando Zopo es amable, le gusta hacer muchas cosas. Ayuda a su mamá a limpiar la casa y limpias el polvo. Escucha a un amigo y también le gusta abrazar a un amigo que está triste. Zopo
También puede ser amable consigo mismo y se siente orgulloso de las cosas buenas que hace. En vez de molestar a los demás, Zopo, por ejemplo, dibuja. Y dibuja unos dibujos que le gustan mucho. Zopo sabe que ser amable consigo mismo es cuidar su cuerpo y por eso come sano. Come mucha fruta, le gusta mucho, por ejemplo, el plátano y la naranja, y también come verdura. Corre todos los días y echa carreras. ¡Venga, a ver si me pillas! ¡Venga, vamos! Y echa a correr y a correr y a correr. Y echa carreras con sus amigos. Y duerme mucho, porque le encanta dormir. Cuando Zopo es amable, le gusta ser educado y pide las cosas por favor. Y siempre dice, por favor, ¿me acercas el vaso de agua? Por favor, ¿me das mi libro? Y cosas por el estilo. Y cuando alguien le da algo, Zopo siempre dice, gracias, gracias por acercarme el vaso de agua, gracias por darme el libro. Y es que ser amable le hace sentirse muy, pero que muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.